ragazzi, in un nuovo video. Ciuccio, perché stai parlando di Marissa? Non parla così. Sì, sì, sì. Ah, ciuccio la gatto. E vabbè, c'ho Alice nel cervello. Bene. Oggi andremo ad aprire il regalo di Simona. Sì. Cioè, calciatore. Scusa, non ti veniva il nome calciatore? No, non mi veniva nemmeno il nome. La carriera. Ken carriera, carriera. Calciatore. Faccio vedere la scatola. Spostati, prego. Possiamo cagnolino qui. Allora, scatola come tutte le altre, trasparente. Macchinetta non sto cuoreggiando, Qua c'è il logo Barbie e sotto you can be, perché sono le carriere. Anything. 3 più sotto i 3 anni. No. Cioè, certo, la pallina, magari la bambina si può mettere un bocca. Cartino, ma lo mettere in bocca. Non si allora, capito niente. Fa niente. Avete capito voi? No? E fa nulla. Allora, dietro, confezione uguale a tutte le altre scatole di Barbie. Non cambiano. Quindi le faccio avvertenze, le avvertenze. Chiamo casa Mattel. Fanno vedere il logo della Mattel. E tutte le altre carriere. C'è la dottoressa, il bagnino, no, il bagnino è molto utile, che se magari affoghi nella vasca da bagno arriva il bagnino a salvarti. Così. Il barista è bello, è bello forte, il barista è proprio bello, Poi c'è, chi è questo? L'astronauta, la scienziata, no, chi? La cantante, questa è la scienziata. Poi c'è la grande e poi c'è la cuoca, no. E basta, qua c'è scritto, giocando con Barbie ogni bambina immagina cosa potrà diventare da grande. Poi ogni bambino, tutti possono giocare con Barbie, perché? Ecco, io andrei ad aprire. Cosa c'è scritto? Bambina. Dove? Bambini, fai no. Vabbè, comunque. Tanto davvero deve aprire la lei, che figlio. Simona, perché te la tieni? Devono vedere loro, mentre cosa stai facendo? Come l'apri, povera? Volevo fare vedere lo sfondo. Senti, queste scatole sono strane. Anche l'anno scorso. Madonna. C'erano le scatole, non so di chi, ma. E mo' bucato sta di canna. Ormai. Vabbè, lo sfondo. Era un campo da calcio. Un campo da calcio. Un po' la rete, la rotta. Già libero. È già libero. Vai. C'è il pallone. Vabbè, il pallone lascialo lì. No, perché non lo perdiamo. Sta legato. Ok. Tipo un casco. Che carino. La palla è come la palla da calcio, plastica, c'è la solita palla di calcio. Ho visto il logo di Barbie, che l'è chi? Vabbè qua. Allora, fai vedere. Allora, il Ken è chisto. Vuoi spiegarlo tu? Allora. Il Ken... Ah, un ciuffo. Ma va? Con i capelli. Ha i capelli castano scuro. Castano scuro. Le sopracciglia sono... No, i capelli non sono veri, sono plasticata con un bel ciuffo. Ah, si dice, vero? Certo, no. Ha le sopracciglia dalla di gabbiano. Dalla che? Alla di gabbiano. Alla di gabbiano. Ma gli occhi di che colore sono? Gli occhi sono di un castano giallognolo con un castano giallognolo. Sì, un castano chiaro con una un pizzico di giallognolo. Ha il naso molto pronunciato. Molto pronunciato. E le labbra molto carne. Molto carnose. Ha la forma del viso molto, come si dice? C'ha le orecchie. Orecchioni.
Poi vai sotto, la maglietta. La maglietta e la maglietta, stavo dicendo, è azzurra con un numero 1. È un Simona, non è un numero 1, è un numero 10. Ah! Simona non ci vedi bene. Hashtag Simona non ci vede niente. No, perché io ho letto il contrario. Ma ci vedi? Ho letto il contrario. Ah, con lo stemma di... Ah, ecco stemma. È lo stemma... Ma fammi vedere lo stemma. Che cavolo ne so. È lo stemma della sua squadra, no? E che squadra è? Chiedilo a lui. Dai. Ha dei pantaloncini neri con il bordo azzurro. Dei calzettoni... Neri, che arrivano fino al ginocchio, come i soliti calzettoni da calcio, okay. E delle scarpe azzurro scuro con i tacchetti. La maglietta è fatta a palline belle. Bello. C'è un problema con le scarpe. C'è un problema con la calza sempre. Ok. E ha questa fantasia qua, guardate, bello, tipo a bull. E dietro i pantaloni non hanno lo strappo. Hanno lo strappo. Non hanno lo strappo. Andiamo a vedere se il Ken è muscoloso. Sì, è muscoloso. Sì, insomma, è un po' un muscolo perso. Sì, dai, diciamo sì, dai. E i suoi movimenti sono. Sono sempre gli stessi. Hop, 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 hop. Leva le braccia, scusa, la mano. Gira la 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 e gira lì la 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 la. March 1 2 3 1 2 3. Vabbè, march basta. Oh oh, ok. Cosa stai facendo, Simona? Lascia perdere la Barbie di. Ho notato una cosa, che stanno uscendo tutti tagliati ormai, aspetta. Un difetto di fabbrica. Difetto di fabbrica. Non si vede mai. Poco, vedete. Vabbè, è proprio un difetto microscopico. Però vabbè, ho notato che anche sul Ken che abbiamo unboxato di Alessia ha un micro che è uguale a questo, però più stecchino. Eccola. E allora, Simona, ti è piaciuto? Sì, sembra Scott McCall. La serie Teen Wolf. E no, è bello, ha il nasone bello grosso, pronunciato. È arrabbiato perché mi sa che hanno perso in partita. E allora c'ha un po' l'arrabbiatura e vince. Niente, dai, non è malvagio per il prezzo che... Bene, niente ragazzi. Oh, la smetti di giocare? Tanto si vede solo la testa, Simona. Simona, chiudiamo il video? Grazie. Bene, mi dici con questo video, questa recensione, se vi è piaciuto, mi ciabatta, mi avete toccato la mia. Se vi è piaciuto questo Ken, ladri di ciabatte, mettete like. È bellissimo, sembra Scott McCall. Di Teen Wolf. Ah, eccola qua. Me l'hai presa tu o me l'avevi fregata? Ah, il gatto, non io. Con questo video è tutto. Noi vi salutiamo. Ho ritrovato la ciabatta intanto, Vi salutiamo e col ciuffo di Barbagianni. Ma come Barbagianni? Barbagianni. 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 Così. Ah.